La rana, lo stile di nuoto più conosciuto da 100 anni a questa parte, si è andato man mano perfezionando dal punto di vista tecnico. Nella rana la battuta di gambe costituisce la propulsione principale. Sul dorso possiamo respirare liberamente e provare quindi una battuta simultanea in condizioni facilitate. L'espirazione in acqua avviene tramite la bocca, come pure l'inspirazione, in cui solleviamo la testa il più brevemente possibile. Una respirazione regolare è il presupposto per poter nuotare lunghe distanze. Il movimento delle gambe deve essere seguito contemporaneamente e in modo simmetrico. Per assimilare correttamente il movimento si ricorre ad esercizi adeguati. Nella fase di recupero i talloni vengono portati in avanti fino a poter toccare le mani. Nella spinta simultanea delle gambe si usano ginocchia e caviglie con un movimento circolare, energico ma sciolto. Per ottenere una migliore posizione di stesa in acqua utilizziamo degli ausili didattici. La coordinazione è impegnativa. Braccia e gambe. Braccia e gambe, braccia e gambe. Bracciata e spinta di gambe si alternano nella propulsione. Dopo la battuta di gambe avviene una fase di scivolamento. Dopo la battuta di gambe avviene una fase di scivolamento. Una forte spinta e un corretto scivolamento sono un importante presupposto per una nuotata dinamica. Chi riesce a nuotare una larghezza della vasca? E chi riesce ad effettuare una lunghezza con il minor numero di bracciate? Provando diverse posizioni della testa, possiamo sentire la diversa resistenza nella fase di scivolamento. Attualmente è consentito nuotare tenendo la testa completamente sott'acqua, ma si deve inspirare ad ogni bracciata. La percezione dell'acqua può essere migliorata anche grazie a determinate esperienze particolari. Nuotare usando i pugni. Nuotare con le dita aperte.
Nuotare con le paddles. Dopo il tuffo di partenza e la virata, è consentita una trazione completa sott'acqua. Dopo la trazione completa, le braccia vengono riportate in avanti con la minore resistenza possibile. E con la seconda bracciata si deve inspirare. La trazione completa subacquea viene usata anche nelle immersioni. Nella rana la coordinazione è molto impegnativa. Variazioni e collegamenti vari possono facilitare il processo d'apprendimento e migliorano la consapevolezza del movimento.